Aggiorni il diario, eh? Vorrei potessimo fare qualcosa per la tua fedina penale. Non ti preoccupare, è già sporca ormai. Se ti senti molto stanco, perché non chiedi a Kawakami di farti un massaggio? Facciamolo. E come sempre, Sojiro non dirà mai nulla perché lui è un uomo di mondo. A proposito, già che siamo in camera, uno, diamo da mangiare alla pianta. Due, mettiamo il regalo che ci ha dato Haru l'altra volta, che è il Kumade, eccolo qui. Il Kumade che hai comprato da Sakusa, eh? I Kumade aiutano agli affari. Se il LeBlanc guadagnasse di più, servirebbe piatti più ricercati. E tra l'altro, piccola cosa, quello lì, il personaggio là sopra, è, se non sbaglio, la mascotte o comunque un altro personaggio di Persona 4. Visto che non abbiamo nulla, vediamo chi è disponibile. EY, ma non è veramente disponibile. Chihaya ed è disponibile e dobbiamo andare. Me ne frega niente di Oya. Però prima andiamo un secondo da Chiabara e andiamo proprio alla sala giochi per vedere se è uscito qualcosa di nuovo al gioco dell'artiglio. Ed è uscito questo pupazzo. L'artiglio, eh? Al momento il premio è Wanna Wanna Kun. Partecipare costa 300 yen, vuoi provare? Ovviamente. Vediamo se riusciamo a prenderlo alla prima. Ah, maledizione. E vai, ce l'abbiamo fatta. Bravo, hai preso il premio! La bambola di Wanna Wanna Kun, eh? Dovresti metterla da qualche parte nella tua stanza. Perfetto. Prima di andare però da Chihaya, facciamo anche un salto a Shibuya e vendiamo tutta la roba inutile di Y. Che ripeto, io non ho idea da dove tiri fuori questi soldi. Vabbè, 51.000 yen, meglio di nulla. E prima di andare a Shibuya, andiamo a Kikyoji a vendere i vestiti. Andiamo nel negozio di vestiti usati e vendiamo tutto quello che abbiamo. Abbiamo 5 di questi, che sono 28.000 yen. Perfetto, ti ringrazio. E ora finalmente possiamo andare da Chihaya. Oh, guardala qui com'è soddisfatta, finalmente. E tra l'altro non ci serve neanche prendere una persona perché Asterius è dell'arcano della fortuna. Oh, Star-san, ti stavo aspettando, possiamo parlare? Ma certo. Oh, accomodati, accomodati, quante cose che ho da dirti. Sembra di potermi avvicinare con Asterius, perfetto. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Chihaya? Finalmente sì! Sì, per favore, siediti! Ok, Chihaya, con calma. Star-san, ero impaziente di vederti! Il presidente si è costituito! Ne hanno parlato anche al notiziario! Lo sapevo! Non mi aspettavo altro! È successo tutto così in fretta, ha confessato tutti i crimini. Subito dopo la polizia è venuta a interrogarmi, ma ha confermato la mia innocenza. Il presidente si è assunto tutta la responsabilità, ammettendo di aver raggirato i membri della PC. Oh, a proposito, alcuni della PC hanno detto di aver rinunciato alle pietre sacre grazie ai miei consigli. Sono i clienti che hai conosciuto anche tu, Star-san. Sai, nelle mie predizioni non avevo mai visto nulla di simile. Non solo il fatto dei membri della PC è migliorato, ma anche il mio ha iniziato a cambiare. È come se la maledizione che mi perseguitava da quando al villaggio mi chiamavano mostro sia sparita. È una vera fortuna. Ora che ci penso, stando alle mie previsioni avrei dovuto raggiungere l'obiettivo grazie al Trickster, ma non ho idea di cosa voglia dire. È un vero mistero. Ciao, sono il Trickster. Comunque per la PC è la fine. Non verrà più ingannato nessuno. Benissimo, dai. Oh, ho anche capito una cosa. Ricordi quando ti ho detto che il presidente sapeva che ero fuggita? Beh, vagabondavo in città con la valigia. L'avrebbe potuto capire chiunque, eh? Già. Lo sapevo. Al tempo ero molto più fragile, lo so, ma è comunque imbarazzante che lo abbia creduto un sensitivo. Credo che alcuni uomini sappiano capire se una donna è vulnerabile. E tu sei per caso quel tipo di uomo, Star-san? No. In realtà, oltre al presidente, c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarti. Dimmi. È imbarazzante. Star-san, per caso ti interessano le donne più grandi? Sì, puoi scommetterci. Davvero? Ecco, è interessante. Oh, mi dispiace. Se abbiamo il tempo per parlare di queste cose, abbiamo anche per leggere il tuo futuro, vero? Sento che il mio legame si sta per ingrandire. Oh, Chihaya. Lettura celestiale.
Cazzo, sì, sì, sì! Eccola quella che volevo da Chihaya! Questa lettura che ci attiva l'allarme delle fusioni! Puttana la Eva finalmente! Eccolo qua, rango 8 ottenuto! Anche se il presidente si è costituito, restano delle faccende irrisolte. Soprattutto, gli altri membri della PC non capiscono ancora cosa stia succedendo. Io devo mettere le cose a posto. Dopotutto, in parte, è colpa mia. Sì, ora inizia la vera battaglia. Si sta facendo tardi, è ora di chiudere. Buonanotte, Star Sun. Ah, Chihaya però mi ha fatto una domanda interessante. Ti interessano quelle più grandi? Donna, sì. Ho riflettuto un sacco. Sono solo una campagnola fuggita dal suo paese natale. Cosa spero di ottenere? E ho capito una cosa. Sarei potuta scappare dal presidente come in passato, ma non l'ho fatto. Ho resistito e credo che sia merito tuo. È stato tutto merito tuo invece. Assurdo, non sono una persona così decisa. Sono arrivata a questo punto solo perché eri al mio fianco. Insomma, penso che questo faccia parte del nostro destino. Farò del mio meglio per dargli speranza, la stessa speranza che tu mi hai dato. Oh, non posso abbandonare i membri dell'APC, spero che nel frattempo continuerai a starmi accanto. Alla prossima! Buona serata, Chihaya. Oh, finalmente, finalmente abbiamo ottenuto quello che dovevamo da Chihaya. Tutto il resto è futile. Hanno sciolto la Camera dei Deputati per una divisione interna. Masayoshi Shido, lui è l'unico. È l'unico che può battersi per ciò che è giusto. L'unico che terrà fede alla sua parola. È il tipo di leader di cui ha bisogno la nostra nazione, specie in tempi come questi. Shido è a capo del movimento Unito per il Futuro, giusto? Aveva ragione lui. Se non avessimo sottovalutato i ladri fantasma, a quest'ora sarebbero in galera. Cosa accadrà prima secondo te? Un cambio di governo o l'arresto dei ladri fantasma? Se non ci muoviamo a mandare la lettera di sfida, prima ci arrestano. Sicuramente. E oggi niente interrogazioni, dai, ottimo. Bla bla bla, parlo di cose. Incluso quello in cui dovremmo passare all'azione, restano solo 10 giorni. Il tempo sta veramente volando. Cosa succederà se falliremo? Noi non falliremo. È difficile dirlo con sicurezza. Può darsi, ma non possiamo lasciarci scoraggiare prima ancora di averlo fatto. Se dovessimo farlo, finiremmo per sbagliare tutto, anche le parti più alla nostra portata. Una volta tanto hai detto una cosa saggia. Vuoi litigare? Voi due andate proprio d'accordo. Tu dici? Un'affermazione assurda. Questo è quello che dovrei dire io. Su, basta così. Cerchiamo di tenere bassa la tensione. Siamo tutti agitati. Persino tu, Makoto? Sì, questa volta non posso proprio evitarlo. Non è così che ti ho cresciuto. Cerca di ricontrollarti, Ryuji. Perché te la prendi proprio con me? A caso, per tirare Ryuji dentro la discussione. Che cazzo vuoi da me? Quanti giorni mancano? Ah, 11. Non mandi la lettera di sfida? In teoria sì, non ci caga proprio nessuno. Eccoci qua. Sì, ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Quando vuoi farlo? Prima lo inviamo, meglio è, no? No, secondo me dovremmo aspettare fino all'ultimo. Posso chiederti perché? Sai-san è una persona pragmatica. Anche se crede all'esistenza dei ladri fantasma, pensi che sappia come fanno a risvegliare i cuori? Inoltre, c'è la possibilità che sospetti di diventare un loro bersaglio. Quindi, siccome il suo cuore è già pronto a ogni eventualità, la lettera potrebbe non avere effetto. È solo un'ipotesi, ma un'ipotesi in cui credo fermamente. Sarebbe perciò più prudente agire solo quando non possiamo più farne a meno. Se agissimo all'ultimo momento, persino Sei-san potrebbe perdere la calma. Vuoi fare tutto il possibile affinché il tesoro si manifesti? Mi sembra logico. Notevole, Akechi-kun. Anche se il fatto che tu conosca mia sorella meglio di me è alquanto irritante. Ma dai, adesso ride. Lo sapevo. Ma solo perché ragiono come un detective. Tornando a noi, se la scadenza è il 20 novembre, dobbiamo agire subito dopo aver inviato la lettera di sfida. Credete di spedirla il 18? Dovremmo farci trovare il più possibile pronti per allora. Beh, un po' di tempo in più non guasta mai. Ragazzi, preparatevi come si deve. Insomma, il messaggio è: se avete altro da fare, se dovete aumentare il confidence, se dovete fare i cazzi vostri, fatelo adesso, perché poi dopo questo non c'è più tempo. Punto. Il che ci porta a... che cosa facciamo oggi? Futaba. Perché è appena apparsa, ottimo.
Ciao Futaba. Ehi là. Ora dobbiamo solo aspettare il giorno stabilito. Hai del tempo adesso? Credo che mi farebbe bene parlare. Oh, Futaba. Prendersi una pausa ogni tanto va bene. Vuoi parlare con Futaba? Voglio parlare con Futaba. Facciamo in camera tua. Oh, vuoi patti patti sulla testa ancora? E si è tolta le scarpe, ovviamente. Ultimamente io e Kana-chan ci stiamo scrivendo un sacco. Dici di voler tornare a scuola l'anno prossimo, ma non hai soldi. Per quanto mi riguarda, io ci andrò. Sei davvero maturata, bravissima. Negli ultimi mesi ho guadagnato almeno 50 livelli grazie a te. Effettivamente è vero, effettivamente è vero. Sì, ho odiato le elementari, ma lì ho incontrato Kana-chan, quindi non è andata tanto male. E lo stesso per il liceo, anche se lo detesto, so che qualcosa di buono ne verrà fuori. Andrai anche tu alla Shujin? Ma devo ancora mantenere l'ultima promessa della lista, stare bene lontano da te. No, non so cosa fare. Sinceramente, è da un po' che mi sento strana. Quando siamo insieme ho il cuore che mi batte all'impazzata. Oh, patata. Sapete che rango è questo, no? È il rango 9. E anche quando siamo lontani, non smetto di pensarti. Stai bene, Futaba? No, più che ok, mi sento KO. Allo stesso tempo, però, è anche una bella sensazione. Oh, no. Comunque, posso chiederti un favore? Uno bello grosso? Dimmi. Posso cancellare l'ultima promessa? Se vuoi, puoi farlo. Oh, bene, grazie per non esserti arrabbiato. Non riesco a stare bene lontana da te. La vita mi sembra diversa quando non ci sei. Oh, piccola patata. Voglio dire, no, ma non lo so. Phoenix, con me sei sempre gentile, un po' come Sojiro. Da lui me l'aspetto però, è come se fosse mio padre. Ma con te non ho legami simili, quindi perché lo fai? Oh, no. Mi è venuta in mente una cosa. Sono l'unica che tratti in questo modo? Ah, Futaba. Ah, devo scegliere le parole con attenzione. E perché, Phoenix? Futaba. Perché io ti amo. Che cosa? Ah, è come se il cuore volesse saltarmi fuori dal petto. Sto per morire. Questa sensazione è amore? Ho sempre sentito dire che è l'emozione più bella del mondo. Allora, ti amo. Quindi vuol dire che sei il mio fidanzato? E io sono la tua fidanzata? Oh, 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 oh. Mi piacerebbe. Ah. Qualcosa non va? Ah. Terra chiama Futaba? Ah. Ah. Che sorpresa. Ma credo di capire. Ti amo, fidanzato. Oh. Adesso sono il ragazzo di Futaba. Non si torna più indietro. Oh, turno d'emergenza. Chance di scambiare il gruppo attivo con le riserve se due o più alleati sono KO. Grazie. Questa è buona, ma capiterà molto di rado. D'ora in poi ce la metterò tutta. Come ladro fantasma, certo, ma soprattutto come tua fidanzata. Comunque, dubito che il mio cuore oggi possa reggere altri colpi. Vado a casa. Ci vediamo. Ho accompagnato Futaba a casa. Oh, eccola che ho scelto, ragazzi. È lei che ho scelto. Per tanti e tanti bei motivi. Ah. Bentornata a casa, tesoro. Vuoi che prepari la cena o che prepari il bagno? O magari... intendo dire che vuoi... Devo proprio dirtelo? Non farlo sembrare così strano, Phoenix. Ah, sono rossa come un peperone, ho il cuore a mille e non riesco a stare ferma. È così che ci si sente ad essere una fidanzata? È divertente a dirla tutta. Ah, aspetta, quelle sono cose da novelli sposi, non da fidanzata fresca di dichiarazione.
Non è facile essere fidanzata. È una cosa a cui dovrei abituarmi. A ogni modo, farò del mio meglio per essere una ragazza fantastica. Sta a vedere. Ti richiamo dopo. Ciao. Come la prenderà Sojiro quando ci scoprirà? Secondo me mi mena. Secondo me mi mena. Kaetaka. Oh. Ehi, prigioniero, non avrai dimenticato l'incarico speciale. Non farci attendere, aspetteremo davanti alla nostra porta. Che palle voi due. Mi sono appena dichiarato. Sojiro, come va? Grazie per Futaba. Mi hai scoperto per caso? Sai che mi sono dichiarato a lei? Chi si sarebbe mai aspettato tutto questo? Sono il tutor di un ragazzo incredibile. Oh, posso chiamarti papà ora? Vediamo chi è disponibile questa sera. Oh, incredibile. Nessuno. È incredibile. Succede così di rado che io abbia delle serate libere che quasi sembra strano. Beh, possiamo usarla in due modi intelligenti questa serata. O andiamo a giocare a freccette con Akechi che gli manca ancora un rango, oppure andiamo in palestra. Visto che ci dobbiamo preparare per il 19, direi che è meglio andare a giocare a freccette. Scusa un secondo, ma quell'idrante davanti a noi è sempre stato lì? Chiamiamo Akechi, così lo portiamo al rango massimo e divertiamoci un pochino, anche se ormai ci ha detto che ci odia. Io ti odio, però vengo a giocare a freccette perché mi diverto. Ah, ma guarda, che bel vestitino. Ok, iniziamo la partita. D'accordo, iniziamo. Sì, sono prontissimo. Bene, giochiamo a 701. La cosa ti crea problemi? Assolutamente no, Akechi. Se non ti dispiace però, inizio io. Forza, Akechi, ci manca solo 120 punti. Ecco fatto, solo un punto. Vittoria. Finish. E Akechi ha raggiunto il rango massimo della staffetta. Wow, che abilità folle. Grazie Morgana. È stato piuttosto divertente. Mi fa piacere. Possiamo allenarci e divertirci al tempo stesso. Questo posto è proprio accogliente. E credo che non ci torneremo più però. In realtà no, non è vero. Ci torneremo più avanti. Ma non ora. Non ora. Oh, siamo riusciti a sederci, incredibile. Grazie al libro posso leggere velocemente. Ma non mi è rimasto più nulla da leggere. No, non è vero, incontri spettrali. Ho quasi finito tutti i libri. Forse dovrei andare in libreria a prenderne altri. Hai finito di leggere gli incontri spettrali? Ah, queste storie sono troppo spaventose per me. Cerca di non parlarmene, ok? Però devo dire che dopo averle lette sembri essere più sicuro di te. Yes, I am. Beh, siamo alla stazione, direi che hai sfruttato bene il tuo tempo. Ovviamente. Passiamo in libreria, anzi in biblioteca. E poi andiamo a prendere qualcosa in libreria, se è rimasto qualcosa. Stanca, Kawakami? Non devi più fare il secondo lavoro, come mai sei stanca? Perché mi fissate? Non è colpa mia se sono così assonnata, sapete? I miei vicini sono stati incauti con la spazzatura. I corvi hanno banchettato stamattina. I cestini del comune li hanno tenuti lontani solo all'inizio. Quei corvacci imparano in fretta. A proposito, sapete come si scrive il kanji di corvo? I caratteri per uccello e corvo sono simili, ma il secondo ha una linea in meno. Che mi dici, Star-kun? Non è facile confonderlo con uccello? Sei tu che lo confondi con uccello. Scusami, non volevo. Il carattere di uccello ha una linea che il corvo non ha. Rappresenta l'occhio, ma sapete perché manca il carattere del corvo? Perché gli occhi del corvo non si vedono, perché sono neri come il loro aspetto. Bene. I corvi hanno un piumaggio nero, ovviamente così è difficile vedere i loro occhi neri. Ma il corvo ha un'ottima vista, sembra che veda anche a raggi ultravioletti. Oh, incredibile, è stato bravo, Yarujanega. Magari anche Akechi, che si fa chiamare corvo, vede con i raggi ultravioletti tipo Predator. Comunque c'è un kanji alternativo a quello per il corvo, ossia Ga, per imitare il suo gracchiare. Il carattere per piccione è lo stesso, si basa sul suo verso e pronuncia Q. I corvi sono molto intelligenti, ergo vi conviene studiare per non farvi battere. I corvi fanno paura, credimi. Quando incroci il loro sguardo inizia ad agitarmi e brrr. Quindi quando guardi Akechi hai brividi.
Non mi sorprenderebbe. Dobbiamo mandare le lettere di sfida il 18. Vediamo quanti giorni mancano. Solo 8. Ci manca solo una settimana. Sfruttiamola al meglio. Visto che Futaba è libera, andiamo da lei. Però prima andiamo in biblioteca, come abbiamo detto. Ci prendiamo un libro tanto per prendere qualcosa. Ne prendiamo uno a caso, prendiamo questo. Vediamo se le piante dell'orto sono apparse. Credo proprio di sì. Ehi, Haru, come va? Ora non ci resta che aspettare. Ecco, appunto. Vediamo come stanno le piante. Sono cresciute abbastanza, adesso possiamo raccoglierle. Ottimo. Ecco qua. Quanto sono cresciute. Non riesco a farle femminile. Ho grandi speranze per queste, trattale con cura e rispetto, ok? Me magno tutte. E ora piantane altre. Oh, finalmente roba nuova in questa libreria puzzosa. Ehi, fidanzata, come va? Ora dobbiamo solo aspettare. Ehi là, bellezza, hai tempo per me? Era inappropriato. Ad ogni modo, ho completato tutti gli obiettivi dell'elenco, perciò avresti del tempo per me? Tutto quel tempo che vuoi. Prendersi una pausa va bene, vuoi farlo con Futaba? Certo. Ho molte cose di cui parlarti. Vuoi venire in camera mia? Oh, Futaba. Non posso farci nulla. La stanza è piccola, quindi merito la grazia. Non preoccuparti. Come se non fosse la prima volta che la pulisco io. Stare bene lontana da te. In questo spazio minuscolo è l'esatto opposto. Ma l'altro giorno sono andata da sola da Chiabara. Ero terrorizzata dalla folla e mi sudavano le mani, ma ce l'ho fatta. E posso provarlo. Una statuetta di Catherine. È nuova di zecca, visto? Hai visto che bei capelli? E poi si regge senza supporti. Per forza, c'è una sedia. Oh. E comunque, missione compiuta, no? Ottimo lavoro, Futaba. Andare a spasso è stato piuttosto divertente. Quindi posso fare a meno di starti accanto. Però è bello stare vicini, no? Allora ho completato la lista delle promesse. Ho ottenuto il trofeo di platino? Certo. Ce l'ho fatta! Il trofeo apparirà in alto a destra, qui nella mia stanza, giusto? Clink! In realtà sulla play appare a sinistra, quindi... E così... ecco... Io... Che c'è? E niente, è solo... Ti dispiace se... Vengo un po' più vicino? Vieni pure. Mi hai dato il permesso, non puoi tirarti indietro. Con le zampettine. Oh, è sempre la solita stanza, ma ora sembra così diversa. Ma non vale solo per la stanza. Il mio mondo si sta espandendo, ogni giorno faccio nuove scoperte. La posizione del ciuffo ribelle di Sojiro, l'atmosfera di... Il ciuffo ribelle di Sojiro. L'atmosfera di Yongen, i vari tipi di chicchi di caffè. Magari le cose sono le stesse di sempre, ma nel mio punto di vista è tutto in movimento. Sapevo che poteva succedere, ma finora non avevo mai provato nulla di simile. Spero solo di continuare a cambiare un po' alla volta, come fanno tutti. Possiamo farlo assieme. Ah... Sì. Ho ricevuto un messaggio da Kana-chan. Dice di aver trovato un lavoro in un convenience store. Sembra davvero felice di poter vivere come un adolescente normale. E con i soldi guadagnati ha preso delle guide allo studio. Farà l'esame di ammissione. Oh, sono contento anche per lei. Anche Kana-chan sta cercando il suo posto nel mondo. Non puoi farti battere allora. Già, è la mia nuova rivale. Allora, hai detto che se avessi mantenuto le promesse avrei ricevuto una ricompensa, ricordi? Mantengo sempre le promesse io. Ecco il mio Joker. Questa volta pensare a cosa comprare da Chiabra è stato diverso. C'erano tante cose che desideravo, ma erano tutti oggetti che potrei ottenere impegnandomi. In fin dei conti, ho già qualcosa che non avrei mai ottenuto da sola. Un fidanzato? Sei d'accordo con me? No, hai dimenticato.
Mi hai dato qualcosa di molto importante. Mi hai restituito la vita. E questo è uno dei motivi perché ho scelto Futaba. Lei è veramente grata di essere con noi, perché le abbiamo dato qualcosa che le altre ragazze avrebbero potuto ottenere in qualsiasi altro momento e da chiunque altro. Con lei è diverso, però. E grazie a te che ho imparato ad accettarmi così come sono e a fidarmi di nuovo di mia madre. Ero praticamente morta, ma tu mi hai rianimata. Vorrei sfruttare il mio ruolo nei Ladri Fantasma per ricambiare il favore, ma non solo, a quanto ho capito. Quando agisco solo per me stessa non riesco più a dare il massimo, ma quando penso ai miei amici e a te, ricevo una specie di potere sconosciuto. Ah, sono contento. Percepisco un forte legame. Ed è il legame che trasformerà la sua persona. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione. Spezzerà così il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito dell'eremita, che ti conferirà un potere infinito. Yes. E tra l'altro non mi ricordo lei che cosa sblocca. Egida Suprema, chance di annullare l'attacco fatale diretto a un membro del gruppo. Questo è figo, ma non solo. Secondo risveglio. Che cosa abbiamo sbloccato? Ongyo Ki, perfetto. Ongyo Ki, tra l'altro, fa parte della triade dei Ki. Kin Ki, Ongyon Ki, Su Ki. Ed ecco il Necronomicon che si è trasformato in... non mi ricordo come si chiama. Una palla. Il mio cuore è salito di livello. Dalle ceneri risorge una nuova me. Si è trasformato in Prometeo. Clink. Sono contenta. Mi hai restituito la vita, quindi è il mio turno di rischiare tutto per te. Chiedimi qualsiasi cosa, farò tutto il possibile per aiutare. Dico sul serio, ok? Conto su di te allora. Ci penso io. E... non ho mai detto di aver ricevuto la mia ricompensa? Quindi, invece di allenarmi a stare lontana da te, voglio avere il diritto di non lasciarti mai. Ah, piccolina. Così, non ci separeremo mai, a meno che non lo voglia io. Anche io voglio quel diritto, allora. Diritto accordato. Davvero? Quanto è bassa, Futaba. Un altro dei motivi per cui l'ho scelta è che Futaba è identica alla mia ragazza sotto molti punti di vista. E sono veramente contento di aver ritrovato in un gioco simile un personaggio che la raffigura così tanto. Sai, non mi dispiacerebbe avere il tuo stesso obiettivo. Non solo in quanto ladra, ma nella vita. In realtà è proprio ciò che vorrei. Sei così caldo. Cosa? Sto piangendo? Non capisco. Va tutto bene. Non ti preoccupare. È ciò che mi spetta. A meno che tu non me lo chieda. Anche a meno che non te lo chieda. Non lasciarmi. Ma non aspettarti che lo faccia. Non è un problema se torni a casa un po' più tardi, vero? Phoenix. Acchiappa tesori. Scopri in anticipo se un nemico possiede un oggetto raro. Grazie, ma non è così importante come abilità, ma l'accetto lo stesso. Grazie, Futaba. Ehi, papà! Mi sono fidanzato con tua figlia. Se lo sapesse, mi menerebbe ora. Ah, dopo che mi sono fidanzato con Futaba, chi è disponibile questa sera? La PC. Ho delle novità sulla PC. Possiamo vederci? Volevo aggiornarti. Va bene, Chiaia. Vediamoci subito. Grazie, allora ci vediamo presto. Presto. Dammi mezz'oretta che mi vesto e arrivo. Ho riunito tutti i membri della PC per porgere loro delle scuse collettive. All'inizio non volevano credere alle mie parole, ma la verità è venuta a galla. Tuttavia sembra che i membri della classe dirigente siano ancora sotto l'influenza delle droghe.
Sto parlando con un avvocato. Rimborseremo tutti, assicurandoci che ricevino cure adeguate. Restituirò il denaro guadagnato con la vendita delle pietre sacre. È il minimo che possa fare per farmi perdonare dagli errori del passato. Cazzo sì, 100.000 yen, guarda che all'inizio del gioco sono tanti, strozza. E per questo motivo vorrei che accettassi questi, Star Sun. Non solo per scusarmi, ma come ringraziamento per avermi aperto gli occhi. Te li butterei anche in faccia, guarda. Spendo questo 100.000 yen in altre letture, ti giuro. Sacerdotessa, che bello rivederti. Era un uomo, mi sa. Yokada-san, cosa ci fate qui tutti quanti? Il discorso di scuse di ieri era tutto inventato, vero? Qualcuno deve averti costretto a farlo. È ovvio che il presidente è stato incastrato, dici la verità. Non era inventato. Riguardo al presidente, vi prego di ascoltarmi. Tutto ciò che vi ha detto ai seminari era falso. Le promesse di un futuro radioso, il potere delle pietre, la necessità delle donazioni erano bugie. Non vi sembra strano che chiedesse continuamente soldi nonostante il periodo di crisi economica? Tutti voi dovreste sapere meglio di chiunque altro dove andavano a finire le donazioni. Anche io sapevo quanto fosse orribile il piano della PC. Per questo ho deciso di agire. No, non può essere. Tu, è a caso tua che la nostra amata sacerdotessa è in questo stato? Ascoltateci, Aya, dannazione. Chiudi il becco. Vi prego di smetterla. Lui non ha nulla a che fare con questa storia. Sono stata io a vendervi quelle pietre sacre. Se dovete prendervela con qualcuno, fatelo con me. Però, sacerdotessa... Non può essere vero. No, dobbiamo continuare ad avere fiducia in lei. La prego, sacerdotessa, ci purifichi dalla sventura. Se ci abbandonerà, saremo destinati a vivere nella sofferenza. Ascoltate, per cambiare le cose potete contare solo sulla determinazione. Né io né queste inutili pietre sacre possono aiutarvi. Allora come faremo ad evitare il nostro tragico destino? No, siamo stati maledetti. Sacerdotessa, per favore. Ma se la chiudete ste fogne, datevi una cazzo di calmata e statemi a sentire, per la miseria. Sembra sempre a parlare di sto destino, ma manco l'avete capito che il futuro dipende solo da voi. Non servono poteri divini o altre stronzate per cambiarlo. Porca troia. La forza per farlo ce l'avete, sta divinazione non vale un'unghia della cara vecchia forza di volontà. Porca miseria, se ora le cose vi vanno di merda, rimanete a testa alta e vedrete che cose miglioreranno. Mi dispiace, tutto questo stress mi ha fatto perdere le staffe, ma il concetto non cambia. Finché vi affiderete agli altri non cambierà mai nulla. Guardate me, credevo di essere destinata a restare un mostro, ma ho avuto la forza di cambiare il fato. Grazie a me. Ciao, grazie a me. Se volete avere il controllo sul futuro, vi serve solo la forza. Potete farlo solo con la forza del vostro cuore. Il cuore? All'inizio non sarà certo una cosa facile. In fin dei conti, la vostra forza di volontà è stata soppressa dai seminari e dalle donazioni. E in parte è colpa mia. Ma è proprio per questo che devo mostrarvi la strada per andare avanti. Sacerdotessa! Non sono la sacerdotessa di nessuno. Sono solo Chihaya Mifune, la veggente che indirizza il fato. Chissà come se la caveranno Yokada-san e gli altri. So bene cosa provano. Si aggrappano alle pietre sacre come io mi aggrappavo al ruolo di sacerdotessa. Tutti noi volevamo solo essere felici ed evitare il nostro destino. Il fato può cambiare per chiunque. Giusto, io ce l'ho fatta, quindi ci riusciranno di certo anche Yokada-san e gli altri. Non importa quante volte dovrò farlo, continuerò a parlare con loro finché non capiranno. E quando accetteranno la realtà dei fatti, sarò lì ad aiutarli per riprendersi. Al villaggio le persone mi chiamavano mostro, qui mi venerano come una sacerdotessa. Anche ora il mio cuore non ha certezze, ma in qualche modo tu hai visto chi sono veramente. Non la sacerdotessa, non un mostro, solo Chihaya. Star Sun, grazie. Percepisco un forte legame. Oh, Chihaya. Mi fa piacere. Sono contento, dai. Comunque, Star Sun... Ti hanno mai detto che sei troppo curioso? Normalmente le persone non si lascerebbero coinvolgere in una simile esperienza. Ecco, è da un po' che mi chiedo una cosa. Vieni a trovarmi solo per le predizioni. Non è così, vero? Devo scegliere le parole con attenzione. Sono già fidanzato con un'altra ragazza e l'ho fatto oggi, quindi... Star Sun, perché vieni da me?
Per poter stare con te? Per farmi leggere il futuro? Ah, capisco. Scusami, mi sentivo solo un po' in imbarazzo. È bello sapere che le mie predizioni possono aiutare il prossimo. Vieni a farti leggere il futuro quando vuoi. In fin dei conti, saremo per sempre legati nella lotta contro il fato. Comunque, è ora di andare. Buonanotte. Chihaya, cosa ti aspettavi? In realtà lei è caruccia. Lei è molto carina, sia di aspetto che come confident a modo suo qualcosina c'è, ma no, non l'avrei accettata. Ehi, sono io. Scusa se ti chiamo così presto. So che ci siamo appena visti. C'è qualcosa che ti volevo proprio dire. Sei la ragione per cui sono riuscita a parlare a Yokada-san e gli altri. Voglio fare tutto il possibile per aiutare quelli della PC per un po'. Se sei nei guai, sentiti libero di passare per una consulenza. Voglio una di quelle pietre. È quella la mia intenzione. Mi affido a te allora. Perfetto, voglio aiutarti a tracciare un sentiero verso il futuro, come Chihaya Mifune, veggente per ed emissaria del fato. Ops, temo di essere suonata un po' troppo arrogante. Forse non sono né un mostro né una donzella, sono solo Chihaya. Allora, se mai sei nei guai, ricordati che puoi sempre ricordarti di me, va bene? Ehi, beh, buonanotte, sogni d'oro. E anche Chihaya l'abbiamo quasi completata, perfetto. Oya rango 9, Chihaya rango 9. No, non è vero, Oya rango 8, dobbiamo arrivare al rango 9. Su, cominciamo la lezione. Avete compreso l'argomento della volta scorsa? Prof. Uzumi è pregata di recarsi subito in sala docenti. Che sarà successo? Allora, mi raccomando, studiate da soli mentre mi reco in sala docenti. Me ne vado con la mano sugli occhiali. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero. Cosa facciamo? Leggiamo. Vediamo quali dei libri che abbiamo preso l'altra volta abbiamo già letto oppure no. I santuari di Tokyo. Questo mi manca probabilmente. I cieli notturni, il planetario. Le pagine ammuffite, Booktown. E questo già ce l'abbiamo. O il planetario oppure la città di Tokyo. Facciamo Tokyo. Un must per tutti gli amanti dei santuari. Eccolo qua. Il santuario Meiji, sembra un luogo piuttosto mistico. Parentesi, qua ci saremmo andati a Capodanno, quindi volendo. È un famoso luogo di culto, noto per i suoi sentieri da percorrere a piedi. Posti così tranquilli sono sempre rilassanti e piacevoli da visitare, soprattutto in compagnia. Chi ci potrei venire qua? Chi lo sa? A quanto pare il santuario Meiji è la sua stazione ferroviaria. Sai, è un posto molto frequentato. E tu come fai a saperlo? Santuario Meiji, eccolo qua. Perfetto, ci andremo con qualcuno. Ecco fatto. Dovresti visitarlo insieme a qualcuno. A dire il vero puoi anche andarci da solo se vuoi pregare o esprimere un desiderio. Diciamo che il santuario ha una funzione più o meno simile a quella che c'ha anche Chihaya, ma molto meno potente. Ah, rieccolo l'insegnante. Torno con la mano sugli occhiali. Ma alla fine non era nulla di importante. Riprendiamo la lezione. Dovremmo ringraziare Kawakami. Certo, grazie, lo so. Tin tun, tin tun. Mancano solo 7 giorni. E chi mi scrive? Che si fa oggi? Niente, Haru. Il palazzo non possiamo andarci. Nei memento non c'è bisogno. Possiamo andare con Haru. Però prima andiamo da Yusuke a farci duplicare qualche nuova carta. Ci facciamo duplicare amplifica ghiaccio. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. Tra l'altro, quando ti fidanzi con qualcuno, le stelline vengono scambiate con dei cuoricini. Avendo conquistato Akihabara, adesso può fare ciò che vuole, anche uscire con il suo innamorato. Oh. Ehi, Haru, ti va di uscire un po' assieme? Grazie. Le piante nei vasi stanno bene, se vuoi te le mostro. Penso di potermi avvicinare. Ok, mostrami le piante. Oh, allora darai un'occhiata. Grazie, lo apprezzo molto. Beh, mentre tu stai con lei io mi faccio una passeggiata. Avvisami quando sei pronto ad andare. Come faccio? Non c'hai un cellulare, Morgana.
Il terreno è qualcosa di misterioso. Grazie alla sua amorevole protezione, anche un minuscolo seme può crescere verso il sole. È come una madre. Forse è per questo che trovo tanto conforto in questo luogo. Vuoi diventare mamma? Questo che mi stai dicendo? Avevo iniziato a prendermi cura di questi vasi solo perché me l'aveva chiesto un insegnante. Me lo ricordo il giorno in cui te l'hanno chiesto. All'inizio ero riluttante, ma poi mi è piaciuto così tanto da proseguire per conto mio. Ho cominciato a sperimentare con misture di fertilizzante e terreni e adesso coltivo in totale segreto. È un ottimo segreto. Però Phoenix-kun, non so come reagirebbe la scuola se lo scoprisse. Andrà tutto bene, vedrai. Sembri uno su cui si può fare affidamento. Allora facciamo così, sarai il mio complice. Come se già non lo fossimo. Davvero, Phoenix-kun, sto bene quando trascorro del tempo con te. So che avevo detto che effettivamente l'unico confidant che si capisce spudoratamente che è innamorato è Kasumi. Haru, diciamo che lo fa in modo molto più sottile e quasi nascosto. Ti fa capire che gli piace passare del tempo con te, ma mai lo esprime così apertamente. È strana. Invece, quando sto con lui... Ecco, perché lei è ancora fidanzata ufficialmente. Oh, scusa, parlavo del mio fidanzato. A proposito, volevo giusto chiederti un consiglio a riguardo. Dimmi. Tutta questa storia è cominciata quando mio padre ci ha presentato al mio secondo anno di scuola superiore. L'anno scorso. Doveva essere solo una cena con un amico, salvo dirmi poi che quello sarebbe diventato il mio fidanzato. Sono rimasta sorpresa, ma in fondo ho sempre saputo che il mio sarebbe stato un matrimonio di interesse. Così ho accettato e da lì ha avuto inizio il nostro rapporto. Oh, ma non abbiamo mai messo in pratica questo rapporto, intendiamoci. Ma è zacate zacate, eh? Brava. A ogni modo, non ho mai davvero provato qualcosa per lui. Ora però, le cose sono peggiorate. Ultimamente ha detto che dovremmo anticipare la nostra luna di miele per celebrare il nostro futuro matrimonio. Io però già non sopporto la sua vista, figuriamoci stare da sola con lui per tutti quei giorni. Quindi, secondo te, cosa potrei dirgli per rifiutare la sua proposta? Questo digli. Non voglio venire con te. Giusto, immagino che la cosa migliore sia di dire chiaramente come stanno le cose. Mio padre è morto prima di poter annullare la proposta di matrimonio come mi aveva promesso. Questo significa che qualsiasi iniziativa volta ad annullare il matrimonio dovrà partire da me. E a dire la verità, io ho già provato ad accennare la cosa al mio fidanzato. Lui però si rifiuta di ascoltarmi. Cazzo, non so come convincerlo. Anzi, pare che abbia già parlato del contratto stipulato con mio padre a tutta la Okumura Foods. Sostiene pure che in caso di annullamento l'azienda dovrebbe versargli un grosso risarcimento. Che persona magnifica! Io non so come comportarmi. Finché non ho finito la scuola posso temporeggiare, ma poi... A pensarci bene, il mio fidanzato ci ha solo guadagnato dalla morte di mio padre. Che persona splendida. Dopotutto adesso è il promesso sposo dell'azionista di maggioranza di un'azienda enorme. Alla fine credo che a lui importi solo del suo tornaconto personale. Ma un matrimonio non può basarsi su questo. Dovrebbe esserci molto di più. Qualcosa come un amore talmente intenso da mozzare il fiato ogni volta che si vede l'altro. Cosa che con lui non provi assolutamente. Tu hai mai provato una sensazione simile? Sì. Con una piccola ragazza dei capelli arancioni. Davvero? Com'è romantico. Sono un po' invidiosa, sai? Di te e della tua ragazza. Purtroppo il mio fidanzato non prova nulla di simile. Stare con lui per me è come un lavoro. Ma sono sicura che alla fine anche le mie difficoltà gioveranno alla causa del ladri fantasma. Sì, perché crescerai delle piante migliori. Riverbero, chance di proseguire l'attacco. Brava, bravissima. Ah, vediamo. Oh, si sta facendo tardi. Sarà meglio che torni a prendermi cura delle mie piante. Credo che resterò ancora qui un po'. Ci vediamo. Buona serata, Haru. Prenditi cura delle piante, mi raccomando. Vediamo, che cos'hai da dirmi ancora, Haru?
Ah, scusa per la chiamata improvvisa. Ricordi il mio fidanzato? Continua a chiedermi di passare il fine settimana con lui. Gli ho detto che mi stava chiamando un amico, quindi eccomi qua, lontana da lui. Ottima risposta! Non ho mai fatto nulla del genere prima d'ora, mi batteva il cuore. Diventa sempre più insistente. Se continua così, non so per quanto ancora riuscirò a gestirlo. Ma alla fine mi ha tranquillizzato un po'. Grazie per avermi ascoltato. Ti lascerò in pace per ora. Ci vediamo. Ciao, Haru. Oh, poverina. A prescindere da tutto, mi dispiace per lei. Assolutamente. Perché non sono ancora sotto chiave? Cosa sta facendo il governo? Rubando i soldi. Che li arrestino subito. Ha senso sciogliere il governo in un momento come questo? Non dovrebbero preoccuparsi della sicurezza dei cittadini come prima cosa? Tutte queste frasi mi ricordano molto lo Stato italiano. Come facciamo a sentirci protetti? Me lo chiedo anche io. Come facciamo? Come fanno i ragazzi a sentirsi sicuri senza un lavoro? Chi è che mi scrive? Vorrei parlare di Caio. Oh, interessante. Dai, andiamo a parlare di Caio così chiudiamo anche il tuo confidant allora. Devo parlarti di Caio, è molto importante. Vorrei parlarne di persona, sei libero? Devo andare a prendere la persona giusta, scusami. Ora che abbiamo la persona adatta, possiamo andare. Grazie, ci vediamo al bar, come al solito. Dove ti posso trovare, d'altronde, dannata ubriacona? L'altro giorno sono andata da Caio. È diventata pelle e ossa, sembra quasi un'altra persona e non ha detto nulla. Credo abbia avuto un... come si chiama? Arresto mentale? E hai scoperto la verità? È ancora un mistero, non è nelle condizioni di parlare di ciò che è accaduto. Il medico dice che è stata trovata priva di sensi in strada circa un anno fa. Vagabondava lungo la costa senza effetti personali, così la moglie del direttore l'ha portata lì. La moglie del direttore? Ci sono speranze di guarigione? Possiamo solo pregare. Comunque Caio è ancora sospettata, quindi facendola tornare la metterebbero in pericolo. Quindi non sapremo mai cosa è accaduto a quel burocrate. Non è detto. Ho il suo fermacapelli. Sembra un normale accessorio, ma al suo interno nasconde una fotocamera in miniatura. Ricordi il messaggio vocale dove diceva di avere qualcosa di grosso? Beh, era nel fermacapelli. Allora... Era una foto dell'incontro segreto del burocrate. L'altra persona doveva essere legata ai fondi illeciti. E si trattava di uno dei consulenti di Shido. Shido? Intendi il politico? Non riesco a credere che una persona vicina a lui possa essere tanto orribile. Già, il consulente ricattava il burocrate e l'ha ucciso per il mancato pagamento. Caio deve essere riuscito a fuggire, ma poi in qualche modo è andata in arresto mentale. Non ho idea di cosa possa averlo provocato, però. Comunque, forse è per questo che l'hanno risparmiata. Hanno sottovalutato il suo talento giornalistico. È una storia incredibile. Se hai ragione, sarà un vero scoop. Nella situazione attuale, però, sarà difficile scrivere un articolo a riguardo. Non avrei la testimonianza di Caio, anche se l'avessi, non potrei provare la sua storia. Se provassi ad affrontarli senza essere preparata, mi schiaccerebbero. Quindi vuoi arrenderti? Per chi mi hai presa? Farò tutto il possibile per scoprire la verità. Ho detto di dover essere preparata, giusto? Ci vorrà un po'. Allora... Sono pronta per una lunga battaglia. Ho la sua foto, ora ho bisogno di prove concrete e di gettare le basi per provare la sua innocenza. Vendicherò Caio! Bene, il nostro accordo è finito. D'ora in avanti è troppo rischioso coinvolgerti. Yes, finalmente non ci vedremo mai più, stronzo ubriacona. Lo capisci, vero? I nostri avversari non si faranno problemi a sbarazzarsi di eventuali ostacoli. Guarda, contentissimo! Arrivederci. Verrò di certo presa di mira. Per sicurezza non dovrei più venire qui. Ma io voglio aiutarti. Dici sul serio? Arrivato a questo punto, ubriacona mia. Certo. Deve avere i nervi d'acciaio. Diamine, non sei mai onesta con te stessa, Ichigo-chan. Non troverai nessuno che ti ascolti e incoraggi come questo ragazzo. Lo sai, vero? Sarà una lunga battaglia contro un nemico difficile. Lascia che stia al tuo fianco. Aspetta, non è come pensi. Certo. E tu che ne dici, Pulcino? Il pericolo che vi attende non ti spaventa, vero? Certo che no. Va bene.
Se vuoi ficcare il naso in questa storia, non posso farci nulla. Risolverò il caso con le mie forze, ma sono felice di avere un amico a coprirmi le spalle. Va bene, festeggiamo il nostro accordo. Stasera scorre lo champagne. Parliamo di roba economica. Questo posto non è così raffinato da permettersi le marche famose. Oh, prendo anche del tè oolong per il pulcino. Caspita, che festa penosa. Beh, l'importante non sono gli alcolici, ma la compagnia. E se lo dice lei, allora è vero. Sto ubriacona pazzoide. Mamma mia, rango 9, dai Ichigo. Siamo quasi alla fine anche con te, su. Dopo di te manca solo i Y, praticamente. Vado a rinfrescare la bottiglia, torno tra poco, eh. Attenzione. Ehi, allora, perché fai così tanto per me? So che all'inizio era per gli articoli, ma ora non c'è nulla che ti obblighi a restare. Oh, ho capito. Quando ho detto del capo che eravamo una coppia e mi hai preso sul serio, i ragazzi di oggi sono così ingenui. Devo scegliere le parole con attenzione. Sono già fidanzato, d'altronde. La messa in scena della coppia. L'ho presa sul serio, sai? Eh? Allora aspetta, pensavi davvero ad un appuntamento? Ma che diavolo? Voglio dire, sul serio? Sto scherzando. Ti sta bene, stronza. Cosa? Ah, che spavento. Stavo per avere un infarto. Diamine, non riesco a gestire i tuoi scherzi. Beh, mi hai fatto passare la sbornia. È ora di andare a casa. Salutala la Chan da parte mia. Ciao ciao. Te lo sei meritato, ubriacona. Santo cielo. Ehi, sono io, la cara vecchia Ichigo-chan. Ah, questa sì che è una festa da panico. Stai bene? Sta bene, sta bene. Ehi, andiamo in un altro locale, un altro. Ah, ma è stato bello bere così. Era da tempo che non mi sentivo così bene, sai? Sinceramente ero spaventata per tutta questa storia. Voglio dire, considerando chi ho davanti. Ma è perché hai detto che non avresti smesso che sono così felice. È bello avere un amico fidato, sai? Preoccupazioni dimezzate, coraggio raddoppiato. Un giorno quando finirò la mia montagna di lavoro e sarai finalmente adulto, ti farò bere seriamente. Già, so come viziare i miei amici. Probabilmente andrò ancora a bere dalla Lachan, però. Va bene, notte, sogni d'oro. Maledetto ubriacona. Col cazzo che ti avrei detto che ti amo. Ho futaba io nella mia vita. Io non ho bisogno di te, maledetta. Maledetta stronza. Ehi. Invieremo la lettera di sfida il giorno 18, quindi resta meno di una settimana. Ah, comincio a essere in ansia. Andrà tutto bene, vedrai. Sapevo che l'avresti detto. Sei così forte, Phoenix. Dovrei imparare a essere come te. Ma ti ho già insegnato a essere forte. Tutte le nostre uscite non sono servite a niente. Questa missione deciderà il nostro destino. Non possiamo fallire per nessun motivo. Esatto. E allora andiamo a scuola carichi di energia. Oh, interrogazione. Oh, ti prego. Vi piace ascoltare la vostra voce? Ogni tanto quando mi riascolto mi dico: ma quello sono veramente io? Avete mai sentito una voce Avete mai sentito una vostra registrazione? Vi ha stranito? Sempre. Questo perché quando ascoltate normalmente la vostra voce lo fate attraverso le ossa. La voce che sentite in una registrazione, che vi mette a disagio, è comunque la vostra. Ebbene, Starkun, dica. Sentire la voce di qualcuno tramite un telefono, sì, ti stranisce? Vediamo, sai perché le voci sembrano diverse da quelle reali? Perché è una voce sintetica, non è originale. Giusto, mi sorprende che tu sappia la risposta. Il suono è sintetico, in buona sostanza non è più la loro voce. Per trasmettere i dati, i cellulari effettuano una specie di decodifica digitale delle voci. E quando il telefono sfrutta questi dati per ricostruirle, non si può conseguire una qualità migliore. Oh, incredibile, è stato bravo, Yarujanega. In realtà, non solo i telefoni fanno questo. I microfoni fanno la stessa cosa. Ah, pensate di poter distinguere una voce ricreata al computer? Finché tono e timbro collimano, il cervello dell'ascoltatore colma le altre differenze. Quasi tutte le nostre comunicazioni sono basate su semplici supposizioni. Già, chi non mi conosce percepisce la mia voce come dei miei golii. Cavolo, le supposizioni sono roba pericolosa.
Stai supponendo che le supposizioni sono pericolose, gatto? Anche io sto supponendo che tu sia un gatto e non un essere umano. No, non è vero, poverino. Dobbiamo mandare la lettera di sfida il 18, mancano solo 6 giorni. E chi mi scrive? Oh, ti pareva. 282 ore, tonde.